Vabbè, è una fonte di ispirazione, no? Per me, per Napoli e penso anche per l'Italia. Abbiamo fatto Che tenga avrei in questo disco, come il mare. Abbiamo fatto a casa sua, eravamo con Young Snap. A lui viene in mente tipo sta cosa di fare un pezzo campionato anni 80. E niente, cominciai a scrivere, Snap faceva il beat e poi praticamente è nato Che tenga avrei. Squad. Vabbè, SLF mi viene a mente. Siamo io, Lele, MV Killa, Young Snap e Nico Beats. Squad è nata per caso, perché diciamo che con SLF noi diamo sfogo ai nostri divertimenti, capi? Quindi avevamo questo beat di Snap sempre, volevamo fare un pezzo club. Con l'attitudine un po' Chief Keef, misto tra ASAP Mob, abbiamo fatto questo pezzo proprio istintivo, diciamo. Questo mi ricorda una barra di Angelo, no? Bocciata a scuola via Mian. Era questa praticamente la scuola. Ho fatto qua i 5 anni, sono stato bocciato al terzo. Vabbè, praticamente non si faceva, cioè almeno io ti parlo per me. Si faceva poco in quella scuola, io facevo poco in quella scuola, però lì ho imparato tanto perché era frequentata anche da ragazzi di strada, quindi sono cresciuto con loro, poi la maggior parte erano tutti ripetenti. Versace è il mio brand preferito perché per tamarraggine si può dire, zarraggine. Mi piace tantissimo. Ah, Napoli, il mio ricordo più bello. Adesso direi quando ho baciato la mia ragazza. Ok, Angelo. Vabbè, Angelo, come dico sempre, la gente si domanda chi è. Alla fine sono io. Cioè, Angelo è quel bambino. È nato inizialmente in modo reale. Cioè, io avevo un bambino che abitava dietro da me che si chiamava Angelo. Mi ricordava me, era biondo, cosa. Non lo so, Angelo è quella persona che, quel bambino che quando cresce impara a decidere, no? La strada giusta da quella sbagliata. Poi a Napoli comunque devi deciderla presto, perché sennò ci vuole un attimo per cambiare e prendere la strada sbagliata, capito? Quindi Angelo è lui. Vabbè, Izzy top player per me, piace tantissimo. Per me è un poeta. Lele Blade è un rapper capo per me, tecnicamente fortissimo, per me è stata quando ero piccola anche una fonte di ispirazione Lele Blade, e poi facemmo questo duo Le Scimmie, no? Che poi abbiamo collaborato con Izzy. Le Scimmie dicono che si sono sciolte, però io rimango sempre in equilibrio, no? Non mi piace dire, però siamo in buoni rapporti. Ok, Dani 5 l'ho conosciuto che dovevamo fare un pezzo insieme un annetto fa. E vabbè, per cazzi vari non ci siamo riusciti a incontrare. Dovevo fare Come il mare e avevo un beat club dark di Young Snap. E poi abbiamo fatto Udini. Che praticamente parla, o io ho preso in metafora Houdini, che sarebbe il mago illusionista, no? Per intendere il ragazzo che all'improvviso conosci da bambino e poi non trovi più, non ti frequenti più perché lui scompare, diventa latitante oppure muore, capi? Quindi Houdini sta inteso per quello. Night, ci siamo conosciuti su Instagram, lo vidi la prima volta che andai a fare Beatrice Kiddo con Madman a Roma e ci conoscemmo. Vabbè, scambiamo qualche chiacchiera. Poi ci sentimo su Instagram. Dovevo fare Come il mare, stessa cosa. Avevo un pezzo che avevo scritto con Coco, sarebbe Roma. Parlando di Coco, chi ci troviamo? Chi dobbiamo mettere sopra? C'è uno in fit che fa, uno che fa rap che spacca. Madman e Dani 5 già li chiudemmo. Dissi, ma Night a me piace un botto, mettiamoci Night. E infatti poi abbiamo chiamato Roma il pezzo in onore di Night. Vabbè, French, come sapete, è la mia fonte di ispirazione,
sono cresciuto con lui quando stavo dietro al viale a Casoria, che conobbi Envy Kill, Lyle Blade, e praticamente lì ascoltavano ancora i Mobb Deep. Io invece incominciai ad ascoltare Dipset, Coke Boys, e poi mi andai a concentrare su French Montana, che praticamente era quello, era un po' il leader della Coke Boys, no? E, non lo so, mi piace il suo stile, mi piace la versatilità che ha nel fare musica. E Franco Ricciardi, vabbè, è una persona genuina, umile, è un pezzo di storia di Napoli. Per me è una pop star. Tipo, perché è nell'ambiente neomelodico di Napoli, però ha saputo con Di Ross evolversi. E non è facile per un neomelodico. E qui invece non ricordo bello o brutto. Il bello è che questa esperienza mi ha formato in una maniera incredibile, Londra. Quei 3 anni che sono stato a Londra musicalmente mi hanno segnato, e anche a livello di temperamento, no? Caratteriale. E poi la brutta è che quando feci Angelo ed Eldorado, prendevo sempre tipo aerei a gogo, era tipo come un bus per me, LL. Quindi questo ricordo è bruttissimo. Finalmente dopo 2 anni ci siamo. Per me è stata tosta scrivere questi 2 anni, perché a parte che non riuscivo a trovare, non avevo stimoli, diciamo, perché uscivo da un contratto un po' così, quindi ci ho messo un bel po' a fare questo disco. Però vedere il mio cartellone in giro a Napoli dopo 2 anni è una soddisfazione immensa, penso. Stimoli li ho trovati, ma lo sai che il Covid mi ha aiutato? Cioè, stando a casa da solo, cioè sembra una, non so, un paradosso. Ci sono persone che devono scendere e vivere cose, no? Io c'è stato un anno che ho vissuto cose, poi mi serviva, ad esempio, il Covid per riflettere su me stesso e scrivere tanti pezzi. E ho capito che devi circondarti di persone che accrescono il tuo valore, ti danno qualcosa di importante, che ti stimolano e che a volte ti sei semplicemente da solo.